Buongiorno a tutti gli amici di Mavs. Oggi, da come avete potuto intuire dallo sfondo del desktop alle mie spalle, parleremo di qualcosa che ha a che fare con l'universo del mondo di Naruto. Stiamo parlando infatti del nuovo titolo sviluppato da Soleil LTD e pubblicato da Namco Bandai. Indovinate un po', Naruto Shinobi Striker. Prima della sigla però una premessa: questo titolo non ha niente a che vedere con i titoli passati della saga di Naruto, ovvero tutti i Ninja Storm. Questo per quanto riguarda sia il genere, sia le atmosfere, che ahimè anche la profondità. Quindi ragazzi, fatevi una bella tazza di caffè in maniera tale che siate ben svegli ed energici per potervi gustare questa video recensione. Questo perché, come vi dicevo prima, i contenuti di questo gioco potrebbero spiazzarvi se avete avuto a che fare con i titoli precedenti. Ma bando alle ciance e ci rivediamo qui subito dopo la sigla. Strength mean to a ninja? What does it mean to be the strongest? In order to find the answer, at this moment, a new battle begins. Naruto Shinobi Striker, dunque, è un gioco pensato per lo più per la modalità online, sia essa cooperativa che competitiva. Potrete difatti fare innumerevoli incontri con gli altri giocatori online o, per di più, iscrivervi a quelli che sono gli eventi creati direttamente dai sviluppatori, come per esempio il torneo dei ninja, dove praticamente battaglia dopo battaglia vi troverete a scalare una classifica, un rango, che vi avanzerà ovviamente vincendo gli incontri, fino ad arrivare al fantomatico rango S1, che è per l'appunto il rango più prestigioso. Di ranghi però ce ne sono ben 25, quindi la vostra scalata sarà abbastanza ardua. Quindi la direzione di questo gioco, presa da Namco Bandai, è più o meno quella già vista in Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2, dove si è andata a tralasciare, diciamo, la storyline a fronte di un multiplayer online ben corposo e anche una componente personalizzabile piuttosto vasta. Vi ritroverete infatti a cambiare qualsiasi dettaglio del vostro alter ego ninja, partendo per l'appunto con la scelta della classe. Potete scegliere tra attacco a distanza ravvicinata, attacco a distanza, difensore o guaritore. E Namco per l'appunto ci mette a disposizione questa vasta personalizzazione in maniera tale che il nostro alter ego ninja si differenzi da tutti gli altri, visto che comunque, come vi dicevo prima, la componente online sta al di sopra di qualsiasi altra cosa. Anche là, beh, quello già visto, diciamo, nei titoli precedenti come Dragon Ball Xenoverse, con questo bigliettino in alto che praticamente ci ricorda il rango, le partite effettuate, la percentuale di vittorie e tanto tanto altro. Il problema principale di Naruto Shinobi Striker è che deve far fronte a un mercato passato, come dicevo prima, piuttosto diverso da quello che è il titolo in questione. Difatti questo non è un picchiaduro vero e proprio, ma parliamo di un action game piuttosto articolato. Il sistema di combattimento è molto ben fatto. Ci ritroveremo con un attacco pesante, un attacco base, una modalità di salto e la possibilità di inserire due jutsu in entrambi i tasti laterali del vostro campo. Ritroveremo anche la modalità parata, la possibilità di effettuare una schivata o direttamente un jutsu di sostituzione. Un'altra nota positiva è la varietà di attrezzi ninja che potrete utilizzare a seconda della classe scelta. Ogni volta che completerete una missione, guadagnerete degli ori extra, dei brio in questo caso, e delle varie tipologie di pergamene a seconda della difficoltà della missione completata. Un luogo molto interessante da andare a visitare sarà inoltre l'Arena VR. Nell'Arena VR, infatti, avrete la possibilità di allenarvi con tutti i ninja presenti nel mondo di Naruto, o quantomeno quelli che sono stati rilasciati sino adesso attraverso il DLC. From this point on, you three will need to go on missions with me. We'll be a team of Hidden Leaf Ninja. Il gioco l'ha chiamato VR, modalità VR, VR, in quanto per l'appunto andremo a simulare tutti gli eventi passati che si sono svolti nel passato nel mondo di Naruto. In poche parole, rivivrete tutti i momenti più salienti.
Troveremo poi una taverna gestita da Sakura, dove poter modificare l'aspetto del vostro alter ego attraverso gli oggetti che avete sbloccato strada facendo, e il negozio di Tenten, dove potete acquistare nuove armi e oggetti o semplicemente riscattare le ricompense che avete ottenuto attraverso i tornei online. Naruto Shinobi Striker, dunque, va a cambiare completamente l'ottica di tutti i titoli passati del mondo di Naruto. Se vi state chiedendo cosa consigliamo noi, personalmente vi consigliamo di acquistarlo, poiché anche se è un titolo ancora in fase di sviluppo, ha già alcune peculiarità che non erano completamente presenti nei titoli passati. Bene amici, io come sempre vi ringrazio per essere stati qui con noi al Mavs Lab. Vi ricordo sempre di cliccare sul pulsante di iscrizione, di lasciare tanti like, di commentare, perché i vostri commenti sono importantissimi, e soprattutto attivate la campanella con le notifiche, così da essere avvisati ogni qualvolta uscirà un nostro video. Un saluto e ci vediamo alla prossima, sempre qui al Mavs Lab. Ciao!